Ma quali saranno i segni più fortunati della settimana dal 4 all'11 di settembre? Se guardate questo video fino in fondo lo scoprirete. Tra l'altro al primo posto c'è un segno che non è fortunato da un po' di tempo, per cui se lo merita devo dire anche a pieni voti. Partiamo però dalla quarta posizione, in cui si piazza il segno dello Scorpione. Per chi non lo sapesse, questo segno sta passando, come dico, da un po' di settimana a questa parte, dei periodi un po' di alto e basso, nel senso che si ritrova certe volte a dover festeggiare per delle situazioni che gli sembrano molto molto positive, però nella maggior parte dei casi invece pensa sempre che qualcuno gli mette gli ostacoli fra le ruote, cioè i bastoni fra le ruote, perché o qualcuno gli sta antipatico, o perché molto semplicemente crede che il mondo ce l'abbia con lui, però ogni volta, come dico sempre, riesce a rialzarsi. Dicevo, e io sono sempre qui a dire che lo Scorpione ha dalla sua la fortuna di non mollare mai. Cosa ancora più importante, grazie anche al Marte che si trova adesso sulla bilancia, lo Scorpione riesce ad essere una persona molto più responsabile di quanto già non lo era prima, anche se lo era un po' meno, in quanto con Marte in Vergine, diciamo che la situazione per lo Scorpione era sempre di responsabilizzazione delle cose, ma con molta più ansia, perché la Vergine, essendo perfezionista, dava allo Scorpione, diciamo, una sottospecie di asticella da mantenere alta ogni volta che faceva un'azione, e questo non lo faceva stare bene. Quindi con la bilancia invece diventa un pochino più equilibrato. Scorpione, te la passerai bene sta settimana. La cosa più importante è di considerare sempre i tuoi cari, e quindi anche il tuo amore, come uno dei pilastri fondamentali della tua vita, non darli mai per scontato. Al terzo posto troviamo, signore e signori, udite udite, il segno dei gemelli. Gemelli che anche lui, come ho già detto in tanti dei miei video, ormai ha trovato una dimensione dal punto di vista psicofisico estremamente salutare. Cioè è contento di come ha deciso di investire il suo tempo durante l'estate. Probabilmente si è divertito di meno di quanto ha fatto gli anni scorsi, nel senso che ha preferito dedicarsi di più al relax piuttosto che al divertimento, al fare, bregare, eccetera. Si è dedicato molto più a se stesso piuttosto che appunto agli altri, e questo che cosa gli ha portato? Gli ha portato una dose di coscienza in più della sua vita, nel senso che quando le persone passano molto tempo da sole significa che hanno tanta personalità da vendere, perché vuol dire che non hanno bisogno di nessuno fondamentalmente. E quando una persona già come Gemelli, che aveva già personalità addietro, ne passa ulteriormente di tempo da solo, aumenta la sua saggezza e aumenta la sua consapevolezza. Questo lo sta rendendo una persona che durante questa settimana potrebbe avere l'occasione di decidere quale direzione intraprendere nella sua vita, in quale carriera, ma potrebbe essere la carriera artistica. Però Gemelli, quando ti butterai, avrai la fortuna del destino che ti affiancherà, quindi non mollare mai. Medaglia d'argento, quindi seconda posizione, chi c'è? Il segno dell'acquario. Finalmente, per quelli che godono quando si parla di meritocrazia, posso dire che la parola chiave della settimana dell'acquario è proprio questa, in quanto tutto ciò che ha fatto, tutto ciò che ha investito a livello di fatica, tempo e denaro sta per essere ripagato, e infatti il denaro non solo gli ritornerà a pieni voti nelle tasche dell'acquario, quindi potrà essere sia fortunato dal punto di vista proprio del destino generale, ma anche dal punto di vista professionale, perché le tasche si riempiranno grazie al suo operato. La cosa più bella che però voglio dire all'acquario, per non restare superficiale, quindi parlare solo di denaro, è il fatto che c'è il partner che dalla sua gli sta veramente tanto vicino. C'è un'ambulanza ovviamente che mi deve scassare ogni volta che faccio un video, però noi continuiamo, per una volta non mi stoppo perché mi piace il discorso che sta uscendo e urlo un po' di più. Detto ciò, acquario, la cosa bella di questa settimana sarà per te la comprensione del partner oltre al denaro, per cui potreste gentilmente pensare di farvi anche un weekendino fuori porta alla fine della settimana per restare ancora più affiatati di prima, ma sappi che la fortuna è della tua. Ma siamo arrivati al primo posto, la posizione che tutti aspettavate, quella che probabilmente avrebbe lasciato stupiti tutti per il fatto che questo segno è da un po' di tempo che non viaggia nelle prime posizioni, è la Vergine. Perché la Vergine, come appunto ben sapete, oramai si sta godendo il suo periodo, no? Il periodo dell'attenzione, il periodo in cui le persone la ricercano, il periodo in cui si sente anche ben voluta nel momento in cui esce con gli amici, in cui
si ritrova anche in giro da sola perché le persone magari la guardano, si sente molto più affascinante, si sente molto più sicura di se stessa. Per quanto riguarda infatti gli obiettivi, i traguardi lavorativi che, nonostante non siano ancora raggiunti, sono in via appunto di, come si dice, in corso d'opera, si sente sicura di sé. La Vergine sta guadagnando bene, ha capito che molto probabilmente accelerare i tempi non è necessario. Infatti quando Marte era sopra di lei, diciamo che nella sua testa viveva un'ansia, una che la opprimeva dal punto di vista di devo farcela, devo fare veloce, però sapete anche che la Vergine deve fare bene. E questo gli ha comportato una carica di stress e di ansia non indifferente, che meno male, dato che Marte se n'è andato via circa dal 28 di agosto perché è andato su Bilancia, la Vergine ha rifiatato, ammazza una bestia, mi è passato davanti, ammazza che grossa che è, e là, vabbè, e sono i capelli ora, no, e quindi che devo dirvi della Vergine? La Vergine è realmente una persona che al momento, senza ricercare nulla, senza chiedere nulla a nessuno e senza neppure, anche da parte sua, non è che ha richiesto di più dal punto di vista fisico, è rimasta se stessa come le avevo consigliato. Questo gli ha portato una stabilità mentale molto più ampia e quindi è molto contenta dal punto di vista proprio sociale della vita. E niente, si godrà questi momenti andandosene magari ancora a fare qualche scampagnata, qualche aperitivo, sicuramente godendosi il suo fascino, i suoi soldi, ma soprattutto la sua grande mente intelligente.